La pesca del polpo affonda le sue radici nella storia degli antichi popoli del Mediterraneo, dove era ben conosciuta. Ne esiste traccia sin dal periodo preistorico, come testimonia un petroglifo datato 1900 a.C., in piena età del bronzo, ritrovato a Cnosso nell'isola di Creta, che raffigura un pescatore con un polpo. Lo stesso filosofo Aristotele, nella sua Historia Animalium, menziona il polpo illustrandone la capacità mimetica e le abitudini di predazione. È proprio d'origine greca una delle tecniche più antiche di pesca al polpo, diffusasi poi in tutto il Mediterraneo, compresa l'Italia. Era una pesca semplice e ingegnosa, basata sull'utilizzo di anfore di argilla, che sfruttava la caratteristica del polpo di ricercare attivamente nuove tane dove potersi celare indisturbato dai predatori. È possibile che i greci, che per primi diedero il nome di Cnusa alla Sardegna, abbiano portato con loro anche questa usanza, conosciuta e ancora utilizzata da alcuni vecchi pescatori. Se l'anfora fosse stata tonda, cosa sarebbe successo? Fosse una comunità di attorbiante in fondo, e forse becca una pietra e si spacca. Allora lì ho capito perché le facevano così. Io pensavo che fosse una comunità di attorbiante, e invece probabilmente questo serve, perché questo ultimo pezzo è pieno, e quindi probabilmente serve a dare del peso, a farla scendere con questa parte qua e buttare sul fondo, in modo che, essendo pieno, appunto quando tocca sul fondo non si spacca e poi si adagia. Thank you.